Buonasera e benvenuti al consueto punto stampa serale di aggiornamento Covid. Iniziamo come di consueto con l'intervento del Presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. Allora, eccoci qua. Buonasera a tutti. Cominciamo una nuova settimana. Partirei immediatamente dai dati per poi fare alcune considerazioni sullo sviluppo futuro. Allora, dati dei flussi del primo di febbraio, sono 1.381 i tamponi molecolari, sono 743 i tamponi antigenici, capite bene che sono un numero basso, si riferiscono ovviamente alla giornata di domenica e quindi, come sempre, il lunedì abbiamo un livello di screening più scarico per il riposo ovviamente di turni dei nostri drive-thru, walk-thru e di tutte le strutture dei laboratori ovviamente di analisi dei tamponi. Segnano 149 nuovi casi positivi, che sono un numero direi coerente con quelli delle giornate appena passate, sono meno 112 casi sul territorio regionale nel complesso. I casi nuovi sono 10 in provincia di Imperia, 47 in provincia di Savona, 69 nell'intera città metropolitana di Genova, di cui 62 in ASL 3 e 7 in ASL 4, 23 nella ASL 5 dello Spezzino. Andando al numero dei ricoverati, ancora ovviamente risentiamo dei minori dimissioni del fine settimana, quindi anche oggi siamo in crescita di 19 unità, torniamo a 696 ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione, un numero che sono certo da domani tornerà a scendere sensibilmente, anche se da alcuni giorni registriamo un piccolo incremento di accessi nelle nostre strutture nosocomiali. Da una media di 40 accessi regionali dei giorni iniziali della settimana scorsa, oggi siamo su una media di una cinquantina, normalmente riequilibrati da altrettante dimissioni, ovviamente nel fine settimana lo sono un po' meno. 65 le terapie intensive, direi sostanzialmente stabili, se ricordo ieri erano 64, quindi sostanzialmente sulle terapie intensive oscilliamo tra i 62 e i 67, che sono fisiologicamente il rimbalzo in unità di cure più complesse della popolazione ospedaliera, che si aggira tra le 650 e le 700 persone, ormai direi da circa una ventina di giorni. La tendenza è sostanzialmente omogenea in tutti gli ospedali, a parte ASL 1, dove anche l'incidenza è più alta della media regionale, vuoi per alcuni cluster che si sono verificati nelle giornate scorse, vuoi per una maggiore incidenza di comunità del virus. Sono 10 oggi a ricaduta i ricoverati in ASL 1, mentre sono solo 2 in ASL 2, sono addirittura 1 in meno al San Martino, che si mantiene stabile intorno ai 170 ospedalizzati, sono 2 in meno nell'ASL 3, mentre crescono lievemente al Galliere e al Gaslini, sono 1 in più nel Tiguglio e 5 in più nello Spezzino, in particolare nel Covid Hospital di Spezia. 111 gli isolati al domicilio per contatto con caso accertato, in questo caso cominciamo a risentire ovviamente dei cluster familiari legati anche al ritorno a scuola, non tanto dei licei della settimana scorsa quanto dell'inizio vero e proprio delle lezioni dopo la lunga pausa natalizia e di Capodanno e dell'Epifania, che ovviamente comporta, basta un caso nella scuola per comportare una lunga catena di contatti e di isolamenti tra i familiari e ovviamente i compagni di scuola e quant'altro. Sono 7 le persone decedute purtroppo in queste ore, anche questo, come vi ho detto, per gli ospedalizzati risente del dato di ritardo statistico tipicamente legato al lavoro degli ospedali nel fine settimana più scarico.
I dati della vaccinazione del primo di febbraio, allora sono 77.540 i vaccini consegnati fino ad oggi, sono 60.828 somministrati, in una percentuale che raggiunge il 98%, siamo sopra la soglia di diciamo salvaguardia, di prudenza del 70%, questo perché domani arriverà un nuovo ciclo di vaccini confermato e quindi torneremo a scendere sotto la soglia del 70%, che è quel livello prudenziale consigliato dalla struttura commissariale e applicato con grande prudenza e attenzione dal nostro sistema sanitario e dalla programmazione di ALISA. Oggi sono 2.582 vaccini inoculati nei soggetti, come vi ho detto, che ci porta a 60.828. Per quanto riguarda le dosi consegnate, sono arrivate oggi 1.700 dosi di Moderna, ogni scatola contiene 100 dosi per vostra conoscenza, e sono state distribuite nelle 5 ASL nel seguente modo: nell'ospedale di Sanremo 2 scatole, quindi 200 dosi, nell'ospedale di Savona 3 scatole, 300 dosi, Villa Scassi 8 scatole, 800 dosi, ospedale di Sesti Levante 2 scatole, 200 dosi, ospedale di Sarzana 2 scatole, 200 dosi. Domani, come previsto, in arrivo 14 pizza box invece Pfizer, che contengono, come sapete, 16.380 dosi. Con questa distribuzione dei vaccini, il nostro piano vaccinale prevede la totale e definitiva chiusura della fase 1 stretta, come la definiamo noi, ovvero operatori sanitari dell'elenco dei 61.000 e qualche decina consegnata alla struttura commissariale, più tutti gli ospiti dell'RSA, tutto il personale inerente alla gestione dello stesso, nella settimana a cavallo tra la fine di febbraio e la prima di marzo. Dopodiché, in questo momento abbiamo finito una lunga riunione con il direttore generale Quaglia, il suo vice commissario di ALISA Ansaldi, che come sapete coordina per noi lo sforzo Covid di vaccinazione, e Liguria Digitale, per far partire sostanzialmente le prenotazioni per gli ottantenni nella giornata dell'11 o del 12, ovvero la settimana, diciamo, la settimana precedente la metà del mese di febbraio. Partirà attraverso molti canali, alcuni dei quali stiamo definendo in queste ore, certamente verranno coinvolti i medici di famiglia con cui ci vedremo giovedì prossimo, certamente le farmacie, certamente gli sportelli CUP, certamente il call center per le chiamate dirette, certamente il form di prenotazione automatica online di Liguria Digitale. Quindi partiremo probabilmente con l'accumulo delle prenotazioni e poi da il 15 mattina, che è lunedì, ovviamente con le vaccinazioni. È possibile che si riesca, ma lo confermeremo nel corso della settimana, a vaccinare già i primi ultra ottantenni residenti in comunità, cioè per intenderci nelle loro famiglie, nelle loro case, non in residenze RSA, la mattina di venerdì, con un simbolico Vaccine Day per gli ultra ottantenni della regione, che poi riprenderà invece e in continuità da lunedì. Questi, diciamo, sono i piani in corso di elaborazione. È inutile fare le corse a fare molto prima, visto che qualche regione già oggi ha aperto le sue prenotazioni, ma in assenza di una vera e propria programmazione della struttura commissariale circa numeri, dosi e vaccini, sapete che AstraZeneca non potrà essere inoculato alle persone sopra i 55 anni, ovviamente stiamo predisponendo tutto il sistema al fine di poter partire alla metà di febbraio e sovrapporre le ultime due settimane di chiusura del ciclo 1 con l'inizio del ciclo allargato agli altri ottantenni. Su AstraZeneca sarà ovviamente un circuito tutto diverso, perché riguarda i cittadini sotto i 55 anni e sopra i 18 anni, quindi una fascia di popolazione decisamente diversa, così come diversa è la tipologia di vaccino. Ultima cosa di cui vorrei darvi conto: oggi ho
sentito il direttore generale della RAI, il dottor Salini, che mi ha chiamato per comunicare la decisione della TV di Stato di trasmettere, ovviamente nelle date programmate, quindi il 3 di marzo il Festival di Sanremo da Sanremo, dal Teatro Ariston, dove al momento non è previsto pubblico. Ovviamente, come dire, una notizia che ci in qualche modo rincuora rispetto ad alcune voci un poco stravaganti che avevamo sentito nelle ore scorse, addirittura di uno spostamento, non so a beneficio di quale vantaggio, verso altre località, visto che il Covid è su tutto il territorio nazionale, non è certamente tipico della città di Sanremo. In ogni caso il festival andrà in onda dall'Ariston, come ogni anno, andrà in onda purtroppo nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Ovviamente ci siamo dati appuntamento con la RAI e con il sindaco di Sanremo dopo il 15 di febbraio, data in cui, come sapete, decadono le attuali normative di contrasto alla pandemia e verranno riassunte nuove normative che verosimilmente saranno per quelle che varranno nella settimana di svolgimento del festival, visto che normalmente decreti legge e relativi DPCM durano per i 30 giorni successivi. Alla luce di quelle normative ovviamente aggiusteremo quella che è l'offerta del festival, le eventuali trasmissioni o altre eventuali situazioni, diciamo, che si possano svolgere in parallelo ove le condizioni della pandemia lo consentano. In ogni caso ritengo un risultato importante, un pizzico di normalità, qualche cosa che ci fa intravedere il futuro, il fatto che comunque il Festival di Sanremo, sia pure con tutte le limitazioni che la pandemia ci impone, vada comunque in onda, parli di una terra, la Liguria, che si preparerà poi nelle settimane a venire, speriamo, una stagione estiva che ci porti un po' di normalità e un po' di riscatto. Queste direi che sono tutte le notizie del giorno, se ci saranno domande poi ci risentiamo. Grazie Presidente, prendo adesso la parola il Sindaco di Genova, Marco Bucci. Bene, buonasera, buonasera a tutti e vediamo alcuni dati per quanto riguarda il weekend. Abbiamo avuto il traffico sugli autobus e le persone presenti sui trasporti. Venerdì 293.000, siamo al 42%, quindi come vedete la settimana scorsa avevamo notato un aumento dal 39 verso 41-42, venerdì è stato confermato un 42%. Sabato le presenze sono scese al 33%, domenica al 32%, però di un giorno festivo, il che vuol dire soltanto per domenica 126.500 presenze. Le corse sopra il 50% sono state soltanto 8, quindi siamo ancora col controllo che avevamo detto. Analogo discorso vale per la metropolitana. Diciamo invece, per quanto riguarda il trasporto studenti, tutta la settimana ha avuto almeno 500 corse giornaliere di navette riservate agli studenti, da un numero minore di 509 a un numero maggiore di 544, che è successo martedì. Quindi siamo in linea con le nostre previsioni, sono sempre più affollate, il che vuol dire che ci sono sempre meno studenti che seguono gli autobus, diciamo, di ciclo normale, e quindi questo va bene. L'attività comunque la prossima settimana continuerà ancora con la Protezione Civile, che aiuterà e indicherà agli studenti quali sono gli autobus, gli scuolabus, cioè gli autobus riservati unicamente agli studenti durante le ore di ingresso e di uscita dalle scuole. Veniamo un attimo a AMIU. Per quanto riguarda AMIU, come la settimana scorsa, siamo leggermente sopra il numero, siamo a 15.214, di cui però 15.160 sono già registrati e già serviti, quindi sono già in contatto e quindi hanno il servizio. Parliamo ovviamente del servizio riservato ai positivi Covid, dove vengono raccolti i rifiuti a casa, al loro domicilio. Quindi ne mancano tuttora una quarantina prima di arrivare al 100%, che sarà fatto nei prossimi giorni. Quindi stiamo andando abbastanza simili a quello che erano le settimane scorse. Siamo in zona gialla, avete sentito dal Presidente che c'è un piccolo, leggero aumento di ricoverati, e questo non è una buona notizia, per cui rimane, anche se siamo in zona gialla, l'esigenza di seguire le norme, ovvero sia l'esigenza di
continuare ad avere la mascherina, continuare a evitare assembramenti, continuare a mantenere le distanze e igienizzarsi le mani. Continuiamo queste norme perché noi vogliamo non uscire più dalla zona gialla e lo stesso lo vuole la nostra città. Grazie a tutti e buona serata. Ci sono domande da parte della stampa presente in sala? Ok, Genova 24, Fabio Canessa. Buonasera Presidente, chiarito il quando dell'inizio della campagna vaccinale sugli over 80, è possibile già chiarire il dove, cioè saranno vaccinate le persone a domicilio, saranno già usate delle strutture? Come no, saranno vaccinate ovviamente in una serie di luoghi che le nostre aziende sanitarie stanno individuando e stanno ovviamente, facendo gli opportuni sopralluoghi per vedere se saranno, quali sono idonee. Alcune saranno all'interno delle ASL stesse, altre sono aree messe a disposizione dai comuni con cui stiamo lavorando gomito a gomito per individuare le aree. Questo riguarda gli ultra ottantenni con capacità di mobilità propria. Gli ultra ottantenni con incapacità di mobilità propria, ovvero iscritti ai registri dell'assistenza domiciliare dei distretti sanitari, verranno direttamente contattati dalle aziende sanitarie di competenza e la vaccinazione verrà svolta ovviamente al loro domicilio attraverso le squadre che stiamo usando in questo momento per la vaccinazione delle RSA. Quindi c'è un doppio, anzi, per la verità ci sarà un triplo canale, perché avremo un canale per gli ultra ottantenni deambulanti in proprio o che comunque si muovono con l'aiuto di un familiare, che al momento della prenotazione vedranno comparire un foglio di prenotazione con la doppia data della doppia inoculazione e il luogo dove presentarsi e a quale ora. Può essere, usiamo il tipico esempio che tipicamente sarà certamente tra i luoghi la Fiera del Mare di Genova, ma ce ne saranno altri tra cinema, teatri, palestre e nei piccoli luoghi i sindaci si stanno occupando con noi e in taluni comuni sono già partite anche le lettere per avvisare di questo gli ultra ottantenni. Poi ci saranno gli ultra ottantenni non capaci di deambulare e spostarsi in proprio, che verranno contattati direttamente dalle aziende sanitarie per l'inoculazione del vaccino a domicilio. Poi ci saranno gli under 55 per il percorso AstraZeneca, su cui stiamo ancora definendo ovviamente un percorso a livello nazionale sia con i medici di famiglia che si sono incontrati con il ministro Speranza e il nostro presidente Bonaccini per raggiungere un accordo quadro per la loro utilizzazione, sia evidentemente con le farmacie o laddove vi sia un medico che può prendersi in carico l'inoculazione del vaccino, sia altri canali che in questo momento stiamo ovviamente vagliando. Questi sono sostanzialmente i tre grandi canali in cui si dipanerà poi la vaccinazione. Ecco, su questo immagino che poi ci sia una decisione a livello nazionale, ma per quanto riguarda i vaccini AstraZeneca, cioè gli under 55, ci sarà anche lì una priorità per fasce d'età? O ci saranno altri criteri? Per il momento nella riunione operativa di oggi non c'è stato dato nessuna indicazione in tal senso. Come sapete, se vogliamo entrare nel tecnico, AIFA approva il vaccino e in allegato emana delle raccomandazioni. Le raccomandazioni poi dovranno essere sussunte in un'ordinanza ministeriale, magari passata dal Consiglio Superiore di Sanità, che poi sarà quella che definirà l'atto di indirizzo del Governo ai sistemi sanitari regionali per la decisione di come inoculare il vaccino e con quali eventuali priorità. Quindi sull'AstraZeneca al momento non vi sono linee guida specifiche, anche perché di ieri l'altro l'approvazione di AIFA, immagino che ci sia bisogno di una serie di passaggi. L'eventuale Vax Day simbolico per gli over 80 potrebbe essere venerdì prossimo o venerdì 12? No, venerdì 12 stiamo parlando. Entro questo venerdì non abbiamo proprio le dosi per poter programmare alcunché. Ovviamente tutto quello che ho detto è
subordinato al fatto che il piano di consegna delle dosi, e parliamo solo di Pfizer e di Moderna, che sono gli unici due utilizzabili, su quel target di popolazione avvenga ovviamente nei tempi stabiliti dalla struttura commissariale. Vi è poi una questione di cui abbiamo dibattuto a lungo sabato e che con il Presidente Bonaccini in qualità di Presidenza della Conferenza stiamo cercando ricondurre a una decisione unitaria e condivisa, il tema della vaccinazione e della distribuzione dei vaccini, ovvero riteniamo la maggior parte delle regioni che il piano di vaccinazione debba essere, lo dico così, coerente con le linee guida di vaccinazione imposte dal Parlamento della Repubblica Italiana per il tramite del Governo e i sistemi sanitari regionali, ovvero se si dice che si devono vaccinare prima gli ultraottantenni, vadano distribuiti ai sistemi sanitari regionali sulla base del numero degli ultraottantenni residenti su un determinato territorio, perché è chiaro a tutti che altrimenti si potrebbe, se venissero distribuiti con qualunque altro criterio che non sia la popolazione target, banalmente il numero di abitanti, rischieremmo di avere regioni che vedono meno ultraottantenni già passare alla fase della vaccinazione dei settantenni, mentre altri ottantenni di regioni più popolate di ottantenni ancora non hanno ricevuto il vaccino. Questo è evidente che si scontrerebbe contro l'uguaglianza di fronte alla legge e contro quel sistema sanitario che deve essere garantito per livelli essenziali di assistenza in modo omogeneo in tutti i territori. Vi è una discussione, inutile nasconderlo, anche tra regioni, c'è chi preme di più per una divisione ponderata sulla popolazione, chi sugli obiettivi target. Noi riteniamo, direi la stragrande maggioranza di regioni, che questo debba essere fatta. Spero che nelle prossime ore il governo sciolga anche questo nodo. Quindi, con tutti questi purtroppo forse che ho messo davanti al nostro ragionamento, la nostra tempistica è apertura delle prenotazioni nella settimana, diciamo la seconda di febbraio, verosimilmente tra l'11, il 12, il 13, e inizio delle vaccinazioni vere e proprie il 15, con questo simbolico Vaccine Day che consente tanto di accumulare prenotazioni, che potrebbe essere anche su un campione estratto a sorte di popolazione sulle varie aziende mentre si compongono le agende per non perdere un giorno utile di vaccinazione nella giornata di venerdì 12, ma di questo, come dire, mi riservo di darvi conferma quando dopo tutta questa settimana avremo incontrato medici di medicina generale, ordine dei farmacisti, ovviamente la nostra Liguria Digitale abbia lavorato con Alisa, e domani alle 16 ho convocato ovviamente per condividere con loro tutti i nuovi vertici della sanità regionale, e quindi diciamo che nelle prossime ore avremo tutte le idee un po' più chiare sulla tempistica. Se non c'è altro, mi raccomando, siamo in piena zona gialla da ieri sera. Io mi raccomando veramente a tutti, anche perché il virus tutt'altro che è sparito, come vedete in alcune province fa capolino anche più violentemente che altrove, il numero dei contagi è sostanzialmente piatto, ma basta pochissimo a farlo risalire. Potremmo avere anche un'incidenza di RT già in crescita questa settimana per il combinato disposto dell'allargamento delle misure sociali, dell'apertura dei licei al 50%, secondarie superiori se preferite, il tema del ritorno a scuola di tutte le classi inferiori dopo il 7 di gennaio. Quindi a maggior ragione quello che chiediamo a tutti voi, senza fare moraline sugli assembramenti, è però grande, davvero grande attenzione e prudenza ai vostri comportamenti. Buona serata a tutti, a domani.